registrando. Vai, vai. Aiuto. Ma tanto Bene, se... ci siamo? Ragazze? Sì, io Sì? volevo Dimmi, solo... dimmi. Mi manca solo un pezzettino, Sì, cioè dimmi. quello centrale da incollare del... Incolla. Posso... Questo qua. Ma Vado? Sì, quello lì. poi hai già fatto i buchi tu, Matilde? Sì, Allora buchi... incolla, incolla tranquilla. Io intanto faccio un attimo un... Mi cerco di capire un attimo anche io. Allora, io inizierei a fare i buchi per mettere i fermacampioni, che Sì. forse è l'unica parte un attimino più complessa, barra difficile. Inizierei quindi a farla. Che poi i fili è una cosa che possiamo mettere un attimo all'ultimo, ne mettiamo uno facendo un foglio anche. Allora, tiriamo fuori i fermacampioni, il righello. No, no, no. No, no, prendo solo il cellulare perché mi sono resa conto che non posso avvisare mia mamma di chiamare, perché non ho il cellulare. E vabbè, te lo portavo io, no? No, ti sto usando. Ah, e vabbè, ti portavo quello. Mi parto un genio. Allora, dobbiamo... Io Io però, intanto mi però prendo... le scusa, Sì. ma l'altra volta non avevamo fatto già anche tutta quella roba che ci hai appiccicata tu sopra? Ok. No, no, questo è quello che ho fatto prima. Sto prendendo solo le misure, tranquilla. Non ti preoccupare, è quello vecchio originale. Sto solo prendendo le misure. Non ti spaventare. Allora. Sono un po' stressata, quindi... Allora, qua 8,5. Allora, dimmi quando ci sei, Matilde. Allora, adesso questo lo appoggio qui che si incolla. Ci Brava. sono? Cosa devo prendere? Allora, una delle nostre cornici, quelle Sì. nere, Sì. un righellino se volete, che andiamo a centrare un attimino, poi il punzone solito che utilizziamo spesso, questo di stamperia, questo qua, e Che è qua, ma... andiamo a segnare 8,5 sul lato lungo. Matita, porco Giuda, mi manca la matita. 8,5. Io vado direttamente con questo, in realtà faccio così, è al centro e In buco. centro? Sì, più o meno 8,5. No, dico, ma in centro del... Sei in centro, sì. Sì, al centro del centimetro, diciamo, no? Questa l'abbiamo fatta di un centimetro, facciamo un buco. Poi, voi avete, se non ricordo male, avete preso quelli di strass proprio, Io ce li ho quelli chiari. bianchi. Io uso questi verdi questa volta, vario un pochino, e andiamo a prendere quello più grosso. Aspetta un attimo perché qua è un po' difficile far buco. Sì, voi fate con calma. Quello più grosso. È duro. Ok, e prendiamo, scusami, quello più grosso? Sì, io lo metterei più grosso, quello in Sì. copertina, vedete? Qua ho messo quello grande Ok. e qua dietro due piccolini. Deve essere un po' rialzato. Bravissima, sì, Ok. bravissima. Adesso faccio vedere anche perché guarderà il registrato. Lo infiliamo. E deve essere un po'... Aspettate Ma che che... belle unghie che hai, vero? Scusate un secondo che devo cercare di... Ok, c'è una roba che non vedevo quello. Ah, vi piacciono? Grazie, Sì, un colore anche bello. grazie. Un bel petrolio, volevo essere autunnale. Deve Sì. essere così. Perché non si vede Ok. bene? Si vede? Ferma, Sì. ferma. Sì, allora un pochino più in fuori, ok. Fuori, Cioè sì. deve essere un pochino sporgio, cioè così che sporgio, perché qua ci deve passare il filo. E la stessa cosa dovremo fare anche con gli altri due dopo. Quindi così, anzi facciamo così, aiutiamoci già con un filo, lo mettiamo qua.
anche doppio, così siamo sicuri che... Faccio anche triplo giro e lo andiamo e, e pieghiamo le linguette dietro, però deve essere appunto un po' rialzato. 1, 2, 3. Non lo so che fa. Ok. Vedete? Sì. Ma io parlo anche con chi vedrà il registrato, parlo con i... con quelli che lo guarderanno, parlo da solo. Noi non parla, Gio. No. Sì. Così deve essere, ecco. Poi okay, andiamo a fare il buco là, gli altri due buchi nell'altra. Sì. Vediamo dove li ho messi. L'ho fatto a 4 e 13. Ci siete, ragazze? Sì, cioè due dal gli bordo. Altri due, gli altri due li segniamo, facciamo i buchi a 4 centimetri e, e 13. Ah, ho capito, 4,13 ho detto. Bordo. No, qua, a 4 e poi a 13. Ok. Okay. Sempre verso, cioè sempre metà, insomma, comunque. Sì, sì, più o meno, alla metà, del mezzo centimetro, diciamo. Sì, più o meno. 13. Sì, io vado un po' occhio, infatti ho sbagliato, vabbè. Però vabbè. E qua io andrei a utilizzare quelli più piccolini, perché tanto sono comunque sul retro, però voi mettete quello che volete, ecco. Io utilizzo sempre questo punzone, ma se qualcuno vuole può usare anche la crop. Ma dopo, sai che con la crop si rischia di fare il buco troppo grande? Sì. Beh, ma quello piccolino però utilizzerei naturalmente. Non so perché non ho mai provato, io uso questo attrezzo che è utilissimo. No, più comodo. Ma è troppo grande comunque. Cioè questo è uno di quegli attrezzi che secondo, cioè non riesco più a farne a meno in qualunque progetto scrap, perché soprattutto per il bulino. Mm. Sì. Perché piega molto bene la carta, poi vabbè, questo a volte serve. Quindi vado a mettere gli altri due. Più piccoli. Sì, secondo me stanno meglio. Sì. Ok. Mi sente la vocina lì. Sì, hai visto. Dario. Hai sentito. Sempre alti. Sì, sì, sì. Sopra, in uno poi adesso ci andiamo subito a fare il... Se volete ci andiamo subito a fare il nodino. Mm-hmm. Anzi no, facciamo dopo, dai. Sì. Tanto basta che lasciate il, un po' di, come prima, il, lo spazio e... vediamo se si vede. Un po' di spazio e quindi potete poi passare a fare un nodo. Ok. Allora, intanto io qua sto finendo, ce la sto facendo a mettere questo, ok, un po' più alto devo farlo, speriamo che passi. Mi dici tu come si chiama, magari che io dico, si chiama Mongolia. Ah, ok. No, ma c'è magari se arriva un'altra decina di minuti, no? Te lo dico di preparartelo e... Ok. Hey. Ci siete? Sì. Mi sto... aspetta, Ecco. Eli, cosa ti serve? Sei sicura? Ok. Ok, adesso io andrei a incollarlo. Perché? Perché finalmente poi dov'è? Mm-hmm. Ah no, ma potevamo incollarlo... Qua potevamo metterlo già... Vabbè, andiamo a incollarlo. Così poi andiamo a fare le a rivestire qua le nostre... E tutti e due. Io, questa è la mia copertina, no? Quindi in copertina vado a mettere questo con
con uno solo. E di là andrò a mettere invece l'altro sul retro. Quindi la mia colla, adesso ci vuole farla scendere. Io volevo provare questa qua di stamperia che ho preso, extra forte. Ah beh, quella è ottima, provala che... L'unica cosa qua forse dovete un attimo usare delle mollette per tenere un po', o se no teniamo un attimo premuto, facciamo un po' di pressione, così, no, ops, già sbagliato, facciamo bene aderire. Io sto usando la nuova, però effettivamente l'extra forte per queste cose va benissimo, ma anche la nuvola, Taki Glue, secondo me è l'unica cosa, appunto sono un po', ma neanche ferma campioni, dovrebbe incollare tutto con facilità, anche una qualunque altra colla, una craft, eccetera. Bene. Ecco qua. Andiamo a filo, cerchiamo di metterla dritta. E la lasciamo un attimo, faccio un po' di pressione così si incolla bene. Mi sta piacendo di più, cioè, mi sa che mi piacerebbe di più questa versione che sto facendo invece che quella con la geisha, non so perché. Io ho lasciato poco spazio, faccio fatica a spiaccicarla. In che senso ho lasciato poco spazio? Ho lasciato, secondo me, troppo poco spazio nei collegamenti, diciamo, nei tre pezzi. E quindi aprirle e chiuderle è un po' fatica, vabbè. E devi metterlo un pochino, un po' meno aperto, forse. Un pochino, mannaggia me. Ditemi. Cosa ho bisogno? Sì, è quello. Ok, dai, qua si sarà... Poi questo incolliamolo giusto, cioè così. Esatto. Lo dico. Così, Gio. Che non vedo bene. È un non po' vedi? Guarda, lo vedi così? Sì, non si vede bene, la qualità non è... Ele, mi guardi un attimo il video, se riesci, com'è la qualità? Dice che non si vede bene. Tutto sgranato. Dice che è sgranato, così come lo vedi? Eh sì, sempre un po'. Sì, sempre un po', però... Lo vedi male? Finino meglio, mi pare. Lo vede male. Cioè, la Eli lo vede bene. Ma magari perché è lì. No, non lo so. Ma tu non lo vedi male? Di tecnologia. No, non è nitido. Cioè... Aspetta, non capisco niente, mi parlate in 28. Ma Gio, tu lo vedi male? Sì, la mattina... non è nitido. Non è nitidissimo, sì. Sì, è un po' sgranato, non so come dire. Beh, diciamo che anche quando... Sì. Almeno io li vedo sempre così, non è solo questo. Ah, ok. Sì, sì. Vabbè, ma un po' è anche il dobbiamo fatto... interromperlo, dai, cioè no, si vede no, perché sono così anche... No, ma dicono che lo vedono sempre così. Deve essere, non so se la qualità del cellulare, così, perché per esempio la Gio la vedo benissimo, l'immagine della Gio molto nitida. Dice che... Di solito dipende proprio dalla videocamera, che tipo di qualità dovrebbe essere questo, però... Sì, no, vabbè. Beh, il video, puoi vedere il registrato dell'altra volta? Si vedeva bene? Allora, la qualità non è mai l'HD, però si vede. Vabbè, non vuole che si veda, insomma. Sì, magari allora, avvicini, okay, quando i punti un po' critici l'avvicini così. Allora, esatto, avvicino, faccio vedere che deve avvicino essere... deve avvicinare stando ferma. Questo l'ho già incollato. Sì, sì. E l'altro deve essere in questo modo. Okay. Incollato così con queste verso l'esterno con i due fermacampioni, giusto per far capire, ma come sono paura che venga male il video. No, figurati. Bianco,
una busta nera, sono dei tagli. Ok, lì dove ci sono i tubolari del gelatino, questi qui piccoli. Ecco, ciao. Ecco qua. Cioè, io sto andando a incollare la seconda cornice. Così andiamo poi a mettere. Mi piace anche sta colla. Cosa? No, dico, mi piace sta colla. L'estra forte? Sì, è un po' più fluida della Nuvo, però... Beh, bella tosta come colla, sì. Extra forte. Sì, io ce l'ho sempre a casa, serve sempre. Ok, ora andrei a ritagliarmi. Scegliete la fantasia che più vi piace per fare le copertine interne. E sì, io, siccome era 13x17, io le andrei a fare. Ci siete o vado troppo veloce? No, sì, un attimino che metto. Ok, andate, andate. Finite, io intanto mi scelgo le mie fantasie. Io faccio 12. Fantasie interne. Facciamo sì, da vari. Mettere qua, no? Per coprire qua, sì. Dovete scegliere qualcosa che ci stia bene o insomma, quello che vi piace. Io guardo, ho già trovato. Questo, no, questa non fa, non riesco a usarla, mi sa. Cosa cerchi? Allora, fantasie interne. Ah, le trovati, brava, brava. Sì, no? E quant'è che ci serve? Io farei un 12,5x16,5. Se, potete fare anche di meno, però non so se... Cioè, al massimo 12x16, però non so se basta, devo dire la verità. No. Giusto. Puoi ripetere le misure per piacere? Io pure vado. Cosa? Deve essere dallo stesso foglio, sì, meglio. No, quello che volete all'interno. Io l'ho usato uno diverso in quello vecchio e ora ne uso un altro. Mi piaceva molto questo, però uso questo pesce, va? Uso questa io. Persa le misure. Cosa? Mi sono persa le misure che servono, cos'è? Allora, le misure sono 12,5x16,5. 12,5x16,5, ok. 12,5x16,5 centimetri. Ok. Devo usare... Quindi guarda, mi vado a tagliare questa parte qua che è bellissima, questo pappagallo, stavo notando solo ora. Quindi questo lo taglio 12,5, che bello, preciso, per 16,5. Questo conservatelo che vi può servire per le pagine interne, gli scarti. Le pagine interne saranno anche loro più o meno di queste dimensioni o più piccole? Non ricordo più. No, allora, le pagine interne con due fogli 30x30 vengono 4 pagine, quindi dovrebbero essere 15 centimetri di altezza più o meno. Poi le andiamo a misurare, non vorrei dirvi una cavolata. Che non mi ricordo più. No, facciamo che prima ti faccio. Ok, va bene, andiamo che no, anzi, di meno, le ho fatte 13. Le ho fatte a 13 perché comunque abbiamo. Dipende un po' come avete messo i vostri occhielli. 13,5, dipende, poi prendiamo la misura. Sì. La misura dovete farla partendo da qua, vedi, qua io ho fatto 13,5. Comunque vi bastano tranquillamente due fogli. Quindi anche qua ne vado a tagliare due direttamente, 12,5 per 16,5. Quindi, allora, colliamo le cose dritte per favore, Veronica, perché già stavo facendo casino pure io. Io la vado a mettere qua, ma che bello, mi piace di più questo di quello di prima. Mi piace. E così. Mi vedete?
vedete un po', sì. Adesso quanto ne cerchiamo di andare a tagliando di fogli? Eh? Quante parti stai tagliando? Solo due. Ah, solo due ne ho tagliate. Io ho tagliato solo due pezzi. Ah, per le cose interne. Dobbiamo coprire questi due pezzi noi, quindi solo due pezzi. Sì, giusto, giusto, giusto. Allora io faccio questi qui e... Voi state ancora scegliendo le carte, vero? No, io sto tagliando. Ormai vi conosco. Voi, io sto già incollando le carte, ma voi le state già ancora scegliendo. Esatto. Vabbè. Siamo proprio un punto, meno male. Non ci sta. Oh, che piccolo. Chi è che piange? Cosa sta facendo? Ma... Gio. No, che non so cosa scegliere. Ah, oddio, allora ti dico io cosa scegliere. Come avevi fatto la copertina, non mi ricordo più, con quella con le parole del gatto, tipo articolo di giornale, con le scritte. Sì, ma già. Taglio. E puoi provare con o i cuori, che c'è tutta la fantasia con i cuori, o con le picche. No, i fiori ci sono. No, Gio, c'è una pagina bellissima, tutte con i quattro semi anche. No? Ma poi ho tagliato quella con i fiori. Ah, anche per quella. Per prendere il retro. No, dai, ci sono. Metto quella lì di là e questa qui di qui. Ok. A posto. Adesso incolliamo. Sì, incollate. Incollate dritto, mi raccomando. Cioè, nel verso. Ma è storta la base, quindi c'è poco da... È storta la macchina. Un pochino, sì. Allora, non importa se è storta la base. Poi ci potete mettere... Guarda qua quante decorazioni hai. Ne puoi tagliare una così che fa da tasca. Puoi sistemarla poi, insomma. Infatti lo farò, perché non so perché, ma è più... Vabbè. Come misuriamo un attimo? Io parlo solo per le cose che mi competono, dopo gli... Allora, io ci sono. Aspetta, dici. Ok, io ci sono. No, Matilde! Incredibile, eh? Aspettiamo 10 minuti la Gio, allora. No, sai cosa faccio? Tu mi hai detto che posso mettere una taschina interna? Se è tagliato storto che si vede, sì. Cioè, però no, è che è un po' cortina, dovrei farla più lunga, cioè stretta e lunga. Queste qui non vanno tanto bene, quelle che ho. Ah, qua? Ah sì, puoi farla con quello che ho. No, sotto, sotto. Anche sotto. Due bordi sotto. Sì, puoi farla anche sotto. Devo capire però come, con quale foglio, perché... Beh, con quello che puoi fare... Allora, se ti avanza del cartoncino tutti verticali. Eh? Cioè non ce ne sono di orizzontali, sono tutti verticali quelli da tagliare. Ah, beh no, c'è questo, guarda. No, ma io non ho quel pad, eh. Ah, è vero, scusami. Ah, allora, ecco, una fantasia un po' generica. No, posso... sì, una fantasia un po' generica e poi ci metto una scritta. Sì, farò così, intanto... Poi guardo magari un po' il pad e te lo dico. Gio, quando ci sei, poi me lo dici. Sì. Te lo dici. Adesso sto incollando anche il secondo foglio. Okay. Adesso andiamo a mettere il filo per chiudere. Mm-hmm. Aspettiamo la Gio, però. Sì, sì. Tanto io sto guardando le cose. Mettiamo il filo, facciamo le pagine. Sono
Ma fuori non ci metto, poi dopo la decorazione esterna che avevi tagliato le mettiamo dopo, no? Facciamo la pagina adesso. Sì, 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 se facciamo in tempo, sì. No, ok, se no magari... Ci sono. Gio, ci sei? Gio. Sì, allora, adesso sei all'esterno, quindi l'hai messo esternamente. Allora, ora... Ok. Vi prendete il filo che avete scelto. Sì. E lo andiamo a mettere qua in alto, facciamo un giro o due, quello che riuscite, e facciamo un nodo. Scusa, no, aspetta. Ma l'hai lasciato lungo dall'altra estremità? Sì, di qua lo taglio dopo, sì, sì, vedi? Qua è corto. Ah, ok. Faccio uno o due giri, io qua l'ho incollato un po' stretto, mannaggia me, cioè l'ho alzato poco. Quindi farò un po' di fatica, ma... Ce l'hai al contrario? Eh? Ce l'hai al contrario? Perché ce l'ho al contrario? Cioè questa parte che hai in alto dove stai facendo il nodino... Sì. Dovrebbe essere la parte dietro in alto, giusto? Il pezzettino in alto dietro. È il... Sì. Vedi, così, perché poi ci facciamo il nodo, così non si muove. Mm. Giri una volta o due meglio? Boh, se riesci due, bene, dai. Scusa, faccio un'altra domanda. Ma una volta che hai fatto il nodo, il pezzettino che avanza, che non va a collegarsi... Allora, facciamo il doppio nodo, se riusciamo. Sì. E lo tagliamo il pezzettino. Ah, ok, non si deve vedere. No, meglio di no, promesso. Ok, no, è così per capire... Vedi, lo fai andare sotto il fermacampione tanto, è anche per questo che abbiamo lasciato un pezzo, quindi certo. Riesci a fare anche il doppio. Sì. Taglio il pezzettino in eccesso. Sì, si vede un po' pochino, ma vabbè. Poi sì, andiamo... No, era giusto per capire. E poi, semplicemente, non so se vedete, vi state vedendo, fate così e così. Quindi andate a fare sotto. Lo fai passare di qua una volta sola. No, così. Dietro, sono ancora dietro. Ah, ok, finisci dietro, poi quando ci sei mi dici. No, fatti il nodino. No, ok, poi chiudi l'album. Sì. Vai di qua, lo passi così. Ah, prima davanti, ok. Sì. Poi dietro fai due giri se riesci, anche tre. Mm. E poi tagliate un pezzo un po' più lungo. Tagliate un pezzo un po' più lungo perché poi non so come lo riempirete il vostro album, magari un po' ciccione, mi serve un pochettino di nastro per chiudere, no? Però la cosa bella anche quest'album è che se vi stufa questo nastro, avete bisogno di sostituirlo per qualunque motivo, lo potete sostituire, perché alla fine non è... Quindi hai fatto tre giri e poi hai tagliato l'eccesso. Un pezzo un po' più lungo. No, l'ho lasciato un po' lungo in realtà. Ok. E questa è la nostra chiusura. Adesso lo apriamo. Ok. Lo apriamo e andiamo a fare... Vi faccio vedere come ho fatto le pagine interne. Ok. Arrivo subito, Allora, le pagine interne come le ho fatte? Allora, innanzitutto andiamo a vedere un attimo la distanza che avete lasciato, se siete state precise, tra un buco. Metà calcolo del metà, buco. Da metà buco a metà buco, ecco, io qua sono più o meno come l'altro, 13 centimetri e mezzo, quindi le mie pagine le farò di 13 centimetri e mezzo. Quindi, andate a prendere i fogli che avete scelto, i Basil,
No, io prendo, non ho capito cos'è che hai fatto, ha preso la misura dai, dai sì, perché io non sono molto precisa, però in teoria se siete state abbastanza precise tra un buco e l'altro, okay, più o meno sono 13 e mezzo. Io ho 14 e mezzo. E là addirittura, aspetta, ma stai calcolando da metà buco più o meno a metà buco? No, allora dovrebbe essere 13 e mezzo. Io sono di più. Ho 13 e 7. Anch'io, 13 e 7, 13 e 8, però non sono proprio precisi. Ma non importa, più o meno deve essere, non è che dobbiamo essere precisi. Io lo taglio a 13 e mezzo, tanto poi il filo tiene insieme tutto. E noi? Anche voi, se avete questa misura più o meno, va bene. Io 13 e 7, 13 e 8. Va bene, per 13 e mezzo anche tu, Matilde. Ma va bene anche 13 e mezzo? Sì. Andate a tagliare 13 e mezzo, un foglio e basta, e anche l'altro. E questi qua devono essere uno di un colore e uno di un altro? Sì, io adesso ne faccio le pagine, due pagine soltanto con un nero. Se voi volete potete alternare con un bazil di un colore uno di un altro, secondo anche delle fantasie del vostro pet, ecco. Sì. Anzi, questo non lo taglio a 13 e mezzo. Allora, tagliate soltanto 13 e mezzo, vi faccio vedere un attimo come ho fatto io le pagine, per non sprecare carta. Allora, questo qua di 13 e mezzo lo vado poi a cordonare. Ma quindi l'hai tagliato tutto lungo? 13 e mezzo, sì, per 30,5. Ok. E poi lo vado a cordonare a 12 centimetri. Magari dalla parte liscia. Dalla parte liscia? Beh, sì, così la parte tramata sta fuori tipo copertina. Vado a fare 12 centimetri. E poi 24 e cordono sempre. Così ho creato una tasca. Ah, sì. Che è un po' lunga però, quindi se volete la potete accorciare, io la accorcio un pochino, dai, perché è un po' troppo. Un filino di... Ma dove, per quale tagli? La taschina. L'ho accorciata un po' perché è troppo, se no, vedi? Così va bene. Ho tolto 1,5 centimetri. Ok. Però se vi piace più lunga, tenete più lunga. No, va bene. Poi, questa cosa fate? Io l'ho lasciata così in quest'altro album. Ho decorato solo la copertina e dentro soltanto la tasca. Mm-hmm. Quindi... vado a incollare soltanto questi due pezzettini qua, ai margini. E poi scegliete, in base anche alla copertina, una fantasia per la taschina, con quello che vi avanza di carta. Così e così. Invece con l'altro voglio provare a fare delle tasche che non sono riuscita a completare nell'altro, ma ci proviamo adesso. Allora, questo non lo abbiamo tagliato a 12 e mezzo, a 13. Allora, questo, quello che resta, lo andiamo a cordonare a 13,5. Non lo andiamo a tagliare. Avete capito? Per la lunghezza, cioè sul lato corto. Brava. Non tagli, ma cordoni. Scusa, Vero? Dimmi. Tu fai 13 e mezzo perché ormai hai tenuto 13 e mezzo, giusto? Per ogni per tutte le pagine? Sì. Ok, perché io ho fatto 13 e 8 perché secondo me poi mi tira. Ma sì, non ti preoccupare, tu fai 13 e 8. Cordoni questo pezzo, poi di nuovo sul lato lungo facciamo 12 e 24. E a 24 però tagliamo. Allora, aspetta un attimo che io scelgo un altro colore.
Cioè, adesso tu stai facendo un'altra pagina, no? Sì, in un altro, con le taschine in un altro modo. Cioè così, allora, ora andiamo a tagliare qui questo pezzettino qua e basta. Cambio il colore io. Cambia, cambia. Allora, praticamente hai cordonato sul lato corto, no? Allora, sul lato corto a 13,5, così. L'hai tagliato o cordonato? Ho cordonato. Ok. Sul lato lungo ho cordonato a 12 e poi a 24 ho tagliato. Vuoi ripetere dall'inizio, per favore? Allora, sul lato... E di più mezzo. Sì, e cordoni. Cioè, io ho bazzi 30x30. Oh, mamma, ok. Allora, tagliane uno a 13,5 come prima, così poi se vuoi... Tutto lungo, allora. Ok, e scarta quel pezzo. Poi quello che ti rimane. Se vuoi fare la tasca così come la sto facendo io, naturalmente. Aspetta, Devo togliere la scimmiozza qua. Ok, allora, sono il pezzo lungo di 13,5. Cordoni. A 13,5. No, ci sei, Gio? No. Allora se, se hai il 30x30, hai 13,5 tagli. Ok. E via un foglio. L'altro foglio invece cordoni ancora 13,5. Il nuovo foglio, che ti, il pezzo di foglio che ti rimane. Grande. Cioè, brava, sì, lo cordoni a 13,5. Quasi 17. Sì, quello che ti rimane, lo cordoni a 13,5. Ok, aspetta. Ci sei? Cordono a 13,5 sul lato? Quello corto, diciamo. Okay. Poi giri il foglio sul lato lungo. Sì. E cordoni a 12. Ok. Poi a 24 invece tagli. A 24 tagli. Ok. Poi andiamo a tagliare soltanto questo pezzettino qua, Gio, vedi? Quello in mezzo. Brava, questo piccolino qua, lo tagliamo un po'. Così poi possiamo incollare le tasche. Sono due taschine, semplicemente. Fino alla cordonatura, giusto? Sì, solo la cordonatura piccolina. Ok. Io me ne vado a incollare, che l'altra volta non l'ho fatto. Sempre solo i due pezzettini laterali perché diventano taschine, giusto? Bravissima. Ora andiamo a inserire queste due pagine. Nel lato, cioè il lato tramato? Sì. Ma io lo lascio fuori di solito, tipo come se fosse una copertina, no? Non ho la stecca addosso, sto notando. Okay. Ah, non so se è stata una buona idea in realtà questa tasca, vediamo. Non lo so, forse dovevamo tagliare un pezzettino, vediamo, dovevamo un sfilarla un po', forse, sai? Sì, vabbè, dai, magari, ecco, chi vede il registrato sfilato un pochino qua tagliate un pezzettino qui al centro, però ci sta lo stesso, dai. Ho pensato di sfilarla, ma a me sta sullo stesso. Ora vorrei far vedere come mettere i fili. Un attimo, solo un secondo, vero? Anzi, se volete decoriamo, faccio vedere come decorare una copertina e poi mettiamo il... Mi piacerebbe farvi questa, soprattutto, che è carina, secondo me. Mm-hmm.
che c'è la card che si leva. Questa invece è proprio facile, però questa magari è carina. Se volete decoriamo un attimo la copertina. Mm-hmm. Allora, scegliete una fantasia che volete, anche qua proprio. Io per esempio mi prendo di nuovo questa qua con tutto questo pezzo di azzurro. Adesso stiamo facendo? Dobbiamo... Decoriamo una copertina, Gio. Ma di quale delle due? Quella che volete, quella che volete. Io uso, qua faccio questa con la tasca. L'ultima o la prima che abbiamo fatto? La prima. Facciamo la prima, dai. Ok. Scegliete una fantasia che vi garbi. Vi garba. Quale vi garba di più. Ah, questa mi piaceva un sacco. Questa. No, però dopo, dai. Dopo come, cioè, la copriamo e basta o ci dobbiamo mettere sopra qualcosa? Allora, io volevo farla vedere come ho fatto questa. Ho usato questo bel rosso che era molto bello questo. E vabbè, adesso provo con questo azzurro un attimo, anche se c'è questa nave in mezzo alle scatole. Mm-hmm. E poi ci la metto così. L'idea poi di metterci la scritta e una card. Bravissima. Okay, allora rimane un po' più come sfondo. Brava, sì. L'alice, ma non posso. Se la devo coprire poi... No. Non ho capito. Tu con l'alice puoi usare, per esempio, sempre i semi. Sì? Tu puoi usare i semi con Alice. I semi? La fantasia con i semi, no? Con i fiori, i semi delle carte. Ah. Non si chiamano così, scusa, parlo male. Hai tutta la fantasia con i cuori, con le picche, no? Sì. Quella puoi usare. Allora, intanto vi dico già le misure. Per ricoprire la copertina 13 per 11 e mezzo. Allora 13 per 11 e mezzo. 13. Ecco, qua mi avanza il drago, giusto lo metto qua dentro, guarda. Mi è avanzata una striscia con il drago carinissima. Ma ci metto la nave che spunta, che dite? Sì, dai, bella. Per 11 e mezzo. No, mi sa che ho sbagliato tutto, mamma mia. Sono un disastro, sono sbagliato. Ho sbagliato verso. Vabbè, la giro così. Volevo mettere la nave per così, ho sbagliato. Vabbè, la giro così, dai, amen. Era più bello tutto azzurro, ma vabbè. Ok. Siamo qua questa. E voilà. Bene. Poi, per fare questa taschina qui, allora, chi ha il pad del Se Vagabond in Japan ha diverse scritte, no? Così, c'è una col 3 o 4, mi pare. A me ne avanza una. E vabbè, utilizzo questo adventure. E semplicemente la ritaglio e la incollo su un cartoncino. Ma quella lì la prendi dalla carta? Sì, questa c'è,
cioè dai, già, esatto. Se no voi potete prendere un pezzo di carta che volete, farci una timbrata sopra, non lo so. Die cut? Cosa? Il die cut? Anche sì, se è un die cut un po' allungato. Anzi sì, è meglio anche il die cut perché non devi poi ripassarlo sul bazil, perché io ripasso sul bazil per dare più forza, sì. Perché altrimenti è un po' molle come tasca, ecco. Non mi sa che scritte lunghe non ne ho trovate, sai. Tu cos'hai, il Sir Vagabond normale? Classico? Io ho il Sir Vagabond, sì, classico. Allora... nel die cut, ce l'hai, la die cut. Lunga del die cut, se ce l'hai sì, usa i die cut anche, mi sa che lunga così non c'è. Beh, ma puoi usarne anche una non per forza lunga, puoi inventare. Ma se mi faccio fare la taschina, scusa, non ho capito. Allora guarda, io così la faccio, io poi la incollo sul bazil perché se no non è abbastanza rigida. Sì, poi più o meno la vado a ritagliare un po' larga, non è che deve essere... qua l'ho fatta bella lunga, ma poi vado con la forbice direttamente, non vado neanche di taglierina. Se volete potete poi tagliare anche con la taglierina, andiamo un po' ad arrotondare. Quella scritta lì che stai tagliando adesso... la incolli sulla pagina? Sì, ma la incollo solamente, no? Non sulla taschina. No, sì? No, no, questa è una roba vecchia, lascia perdere l'altro album. La vado a mettere qua, così. Okay. E vado a incollare così, non tutto, soltanto poco, cioè soltanto sul basso. E un pochino qui. Vedete? Poco poco. Ah, ok. Se no, mettete la card, magari se per rimanere un po' bloccate, basta. Poi io qui mi avanza dal ritaglio di prima un pezzo di drago che è molto carino. Lo vado un attimo ad aggiustare di mezzo centimetro o un centimetro, lo incollo nella tasca. Facciamo un centimetro, dovrebbe andare bene. E voilà, ho la tasca pronta. Bello, devo fare anche mezzo centimetro, ma va bene uguale. Bene, bene. Poi le card, allora questa era che avevo usato qua, era la card di un drago. Vediamo se c'è qualche altra card da poter fare, ma mi sa che era l'unica che avevamo preso da qua. Non ho più card. Allora, andiamo in questo caos. No, non ho più card. Bene, bene. Era l'unica card quella, mi sa. Vabbè. Adesso vi dico le misure della card. Magari non la faccio perché non ne ho altre, mi sono accorta. La misura del... io l'ho incollato su bazil, anche questo. La misura del bazil è di 8 centimetri per 11,5. Ma perché la card era di mezzo centimetro meno. Però dipende dalle card che avete anche voi, ecco, o dalla dimensione che volete ritagliare. Qua comunque ci entra. Ci siete, ragazze? Io sono ancora la scritta. Ah, ok. Vabbè, quando ci siete me lo dite. Così adesso, una volta finita questa pagina, vediamo come si mettono i fili, poi il resto lo decorate poi come volete, le altre pagine che farete, e andiamo, una volta messi i fili facciamo la copertina, magari faccio vedere come mettere una taschina
nella copertina interna, così abbiamo finito. Matilde, ci sei? Sì. Giova, ma tu no, la vedi? Sei bloccata? No. Anche... Ah, ci sei, sei solo ferma. Ho detto, oh caspita, sei bloccata. La verità, ragazzi, che mentre voi fate le cose, io smangiucchio. Fai bene. Mi approfitto un po' di fame. Per bere, per mangiare un biscotto, una caramella. Fai bene. Energia. E poi l'altra volta avevamo già ritagliato quello che volevamo mettere in copertina, mi pare, no? Quindi siamo anche avanti. Boh. Va bene. Quindi questa qua la bisogna mettere come se fosse, capito, una taschina. Sì, quindi lo metti soltanto sul basso, sul lato lungo basso la colla, fai così. Okay. E poco poco sul lato corto, ma pochissima, fino a metà, no? Fino a qua più o meno, questo pezzettino, non tutto. Sennò magari la card non entra. Ok. Bene, bene. Intanto vado a pensare a come fare la copertina mentre voi. E poi cosa hai fatto già la carta? Okay. No, la carta l'ho presa dal vecchio album perché non ce n'ho più di carte. Ah, ok. Ma cosa hai fatto? Prendo la card e l'hai mattata anche col basil? Cosa? Cioè, quella carta lì, cosa c'è? È già suo di profilo o l'hai messa su un basil? No, no, l'ho messa su un basil, vedi? Ok. Questa l'ho presa dal vecchio album perché era l'unica carta, mi sa, dell'album, perché non trovo più, quindi ho detto, vabbè, la copio, la prendo e la metto qua. Okay. Però era 8x11,5 il basil, perché la card poi era più piccolina, di mezzo centimetro, quindi io aumento sempre di mezzo centimetro di solito. Ok, adesso scelgo la card. Non so se questa qui è grande, no, queste sono grandi. E intanto penso alla mia copertina. Ma io ce le ho tutte grandi, però bene. Anch'io le ho grandi, l'ho dovuta rifilare tutte. Ma se o le rifili o cerchi una fantasia particolare. Scelgo questa perché c'è le carte. Questa volta ce la facciamo a finire in 2 ore. Sì, in un'ora, tra un'oretta abbiamo finito. Intanto mi sto ritagliando le cose per la copertina. Cosa non mi piace. Questo drago era bello, soltanto che l'ho un po' ucciso, l'ho strappato per sbaglio. Ah, questo mappamondo, mettiamo questo. Quando ci siete che avete finito la card... 11:30 è detto.
Basil sì, 11,5 per 8. No, stavo pensando a una bomboniera. Avete messo poi anche la taschina interna, sì. Avete anche decorato la tasca interna? No. No. Vabbè, la fate dopo, se no non possiamo neanche oggi, per carità. Dobbiamo andare a rilegare e a decorare le copertine, la cosa più importante è quella. L'importante è fare queste cose qua. Se poi avanza tempo vi spiego come fare una taschina veloce per la copertina interna. Ma ho paura che arriviamo anche oggi alle 7 con la gola, so perché questa sensazione. Voilà. Allora, fatta. Fatta? Sì. Chi è che ha detto fatta, però? Gio. La Matilde? Sì, devo solo... Sì, fatta. Bene, andiamo a prendere il filo, andiamo a rilegare tutto. Anche qui, mamma, due pagine, ad esempio. Sì, vi faccio vedere, ne mettiamo una, vi faccio vedere. Allora, non mi ricordo più nemmeno io. Con il nostro filo andiamo da dentro. Vedete? Andiamo da dentro. Passate sotto quello in mezzo. Io ovviamente stavo inserendo nel buco sbagliato, volevo mettere quella prima di copertina qua. Quindi passiamo sotto a quello centrale, rimettiamo nel buco in fondo, da fuori però. No? Sei partita dal primo, hai tolto. Sì, dalla copertina diciamo. Quindi così. Prendo la nostra pagina. Scusa, puoi farmi rivedere solo l'ultimo pezzettino? Sì. Guarda, è così, vedi? Deve passare da sotto. Ok, perfetto. Non l'avevo confermato allora. Ok, sì. Poi posizioniamo la nostra pagina. E la chiudiamo, facciamo un nodo semplicemente. E così anche per le altre tre. Adesso quella pagina lì è... È una caso di quelle due? Sì, ma quando tu fai questo, poi fai il nodo, ok? Sì. Fai il nodo doppio, immagino. Sì. E poi i pezzettini li lasci così che avanzano? Ma cerco di farne avanzare poco, Però un pezzettino un po' deve bisogna lasciarlo, ovviamente. In che senso? Fai il nodo e non si può tagliare proprio filo nodo, no? Ma se no, si lascia un pezzettino se vuoi. Tanto anche qua il sistema è, si rovina il filo, qualunque cosa lo puoi sostituire. Non è un... No, era proprio una questione estetica che si vede il pezzettino così, il nodo. No, taglialo, che te ne frega, taglialo. Ecco, aspetta, qua, non ho capito cosa... Fatto adesso. Ho fatto un nodo, Gio, non ho fatto niente di strano. No, la pagina è così. Vedi? Ma non mi c'entra la pagina. Cosa? No, niente, scusa.
Ho fatto un nodo, Gio. Ho fatto solo un nodo. No, ok, ok. Cioè, sì, no, ok. Lo fate doppio e triplo, se volete. Sì, sì, sì. E tagliate i pezzettini in eccesso. Deve e così essere fatto... tirato. Cosa? Deve essere tirato il filo. Abbastanza. Allora, se volete, sì. Avete bisogno del dito di qualcuno, però. Però, vabbè. E deve essere così. Ok, adesso le altre pagine le mettete poi dopo, magari. Il meccanismo è lo stesso proprio. Quante pagine hai messo? Ma io ne ho messe 4. Cosa? Una per ogni buco. Sì, però se volete potete provare a mettere qui in questa pagina a inserirne un'altra. Un pochino più piccolina forse, di mezzo centimetro rispetto alla misura che vi ho detto prima, però potete provare, ecco, a inserire più una pagina in ogni pagina, può essere un'idea. Tagliamo. Perché ora passiamo invece a decorare un po' la nostra copertina, così abbiamo finito l'album e la nostra struttura base. Poi l'altra la mettiamo qua. Ok, adesso cosa stai facendo? Io mi ero già tagliata nello scorso video i pezzi che voglio mettere in copertina. Anche voi li avevate tagliati? Sì, io uso i die cut. Brava, brava, brava che avete i die cut. Quindi ora andiamo a prendere i nostri biadesivi spessorati. Aspettate che li devo ritrovare. Ne hai sentito? Cioè, stavo parlando, non so se avevo l'audio. No, mi sei sentita. Ah no, dicevo che io volevo usare i die cut. Per la sì, copertina. No, usali, va benissimo i die cut. Io ti consiglio di usare gli spessorati poi. Sì, i cosi, questi sì. I biadesivi die... spessorati che io non sto trovando. Questo. Ne vuole uno grosso in copertina, che dici? Sì. E volevo capire, cioè, quindi devi fare i vari livelli, no? Sì, esatto. Però, cioè, come si fa a capire cosa mettere prima, cosa mettere dopo? Devi un po' inventare, devi un po' vedere. Io adesso non ho manco più, non ho spessorato da 3 mm, vabbè. E allora, io per esempio questo me lo metterei da 3 mm, questa barca, che è la cosa principale. Poi io avevo ritagliato questa scritta, avevo messo i fermacampioni l'altra volta. Io. Questa per esempio che cosa faccio? Me la vado a incollare un po' sulla copertina, un filo, e qua invece vado a mettere il biadesivo da un centimetro in alto. Quindi io faccio così con questo e ora sì, quindi quello principale deve essere più alto secondo me. Sì, poi come volete. Sì, no, principale un po' più alto, più alto le altre cose sul retro da un centimetro per dare quell'effetto. Qui ci metto la colla. Levo la pellicola. Sì.
La colla? Ah, perché tu stai facendo la scritta. Sì, io sto mettendo la scritta, sto mettendo un po' con il biadesivo, un po' con la colla. Poi adesso devo recuperare qualcosa per fare un po' di scritta. Ho messo la scritta un po'. Quindi ho messo la colla e quello da un centimetro. Sì, io faccio così, ho messo un po' da un centimetro, un po' di colla. Ok, questo, aspettate un secondo solo, arrivo subito. Questo è una 2. Eccomi, sono andata a prendere al volo il biadesivo da 3 mm. Che non ce l'aveva portata di mano. Ma io non c'ho neanche uno da uno. Ma Gio, ma sei, perché non l'hai preso l'altro giorno? No, ma ti hai dato quello da due. Cioè, ho preso. No, allora, c'era scritto da 1 da 1 o 1,5 a 2, 3 mm, eh? Ah, 1,5 questo. Va bene, anche 1,5, sì, Gio, va bene. Tranquilla, io qua adesso magari questo è 1,5 in realtà e non lo so. Okay, stavo diventando, ho detto, ma sì, è sbagliato. No, non è sbagliato. Poi questo non è male perché costa 3 mm, perché è già tagliato a quadretti, diciamo. Sì. Io poi lo vado a ritagliare quando mi serve ancora un po' di più. Vado a ritagliarmi i miei pezzettini più piccolini. Comunque sì, ragazzi, un po' problemi. Sto stacco. Poi io sto usando le forbici in teflon per tagliare il biadesivo, che sono proprio quelle fatte apposta. Sì. Sono molto comode. E adesso me lo vado a incollare. Ok, io lo vado a mettere un po' qua al centro, che voglio che si veda un po' le onde che oltretutto mentre aspettavo voi che stavo dipingendo qualcosa, le ho dipinte con i glamour gel un po' le onde, io ho dato quel tocco. Ora, non so cosa mettere in copertina ancora attorno, ci devo pensare se mettere qualcosa, però intanto vado a fare anche il retro, perché mi ero ritagliata il samurai. E per esempio, in questo caso, che cosa faccio? Voglio mettere samurai in 3 mm e questo mappamondo da 1 mm. Voglio fare quindi una scala. E anche voi magari dovete trovare delle fantasie un po' stiano bene insieme. Fate un po' anche qua, avevo messo la geisha 3 mm e tutto questo pezzo in 1 mm, anche questa questo pezzo qua. Ok, anche samurai quasi pronto. Arrivederci.
Ecco qua. Allora, vado a mettere forse prima il mappamondo, la cosa più intelligente, poi metto i samurai. Forse. Ecco, questi qua sono comodi, questi quadratini. Sono un po' difficili da prendere per una come me, perché ci tiene le unghie così lunghe. Allora, metto qua e mappamondo un po' qua. Metto un po' più al centro. Cosa sono tutte queste ambulanze? Cosa? Stanno passando un casino di ambulanze. Da te, Gio, che abiti qua vicino, sbaglio? Sì. Ma qua non sento nulla. Ma io sono un po' stupida, forse. Queste qua erano già da 3 mm. Eh sì. No comment, sono proprio scema, vabbè. No, vabbè. Vabbè, io non ce l'ho allora da 1 mm, questo doveva essere da 1 mm, vabbè, che scema. Mi sembrava un po' troppo, vabbè, doveva essere di meno, vabbè, adesso non decoro più, l'ho visto che mi manca questo biadesivo. Poi, ecco, quello che manca è qua. Qua, vabbè, posso mettere uno di questi tranquillamente. Se vuoi, voi potete mettere quello che volete, ecco. Non so che cosa avete nel Sir Vagabond. Così. Ho messo qualcosa anche lì. Sì, ho messo questo perché c'era una decorazione rotonda, allora l'ho messa lì. La copertina adesso la lascio così, poi vedo se aggiungere qualche cosina. Questo deve essere 1 mm. Ci siete? Sì, quasi. Ok, poi faccio vedere, perché in ogni pad di stamperia solitamente ci sono delle tag, diciamo, da ritagliare. Ci sono questi elementi, questi fogli così, li avete anche voi sicuramente. In Alice sono sicura che lo conosco a memoria, sì. Ma anche in Sir Vagabond. Ora, volevo farvi vedere come ritagliare magari fare una tasca interna da mettere qua, no? Perché mi piace la fantasia, la mettiamo qua dietro. E magari questa tag qua. O il pesce. Vabbè, andiamo a ritagliare una di queste tag. Caos su questo, sul mio piano di lavoro, incredibile. Sì. Facendo quella lunga? No, la tag così sto facendo, la carina, faccio questa, va? Qua taglio con la forbice, invece sac. Allora, anche qua io solitamente vado a fare un rinforzo con il Basil. Ora non ne ho più a disposizione, quindi me ne vado a prendere un pezzo magari di carta scrap che mi è avanzata, perché non ho più Basil nero.
semplicemente incollo e poi vado a ritagliare di nuovo il bazil per dargli più forza a tutto il cartoncino, se no è una tasca un po' molle, ecco. Sta ora ho fatto al volo una taschina, sono andata a rinforzarla con un po' di carta scrap perché non ho più il bazil, ma potete usare il bazil, semplicemente la vado a incollare qua la copertina come la incollo, soltanto su questo lato interno, quindi giro. E metto solo sui due lati che mi interessano, la colla e incollo. Poi potete fare una tasca anche lunga per in orizzontale, una in verticale, insomma potete sbizzarrirvi con le taschine. Quindi, il drago potevo metterlo un po' più in basso perché mo a chiuderlo mi viene da ridere. Cioè il drago, la nave che ha questa testa di drago, che è un po' in una posizione. Stai facendo la taschina? Però non ho capito dove bisogna metterla. Ma qua l'abbiamo messa Gio o Matilde, non vi distingo in questo momento. No, sono Gio. Ah, Gio, ok. Qua, guarda. Qua. Ah, quindi, proprio sulla... Qua, stacco la card che abbiamo fatto prima. Ok, ok. No, ho capito. Vedi? Una taschina così. Ok, ok. Capito. Quindi la faccio rossa. È così. Quindi l'album è praticamente finito. Ovviamente poi con calma lo decorate, le pagine interne, le copertine, anche io lo faccio la copertina poi perché voglio decorarlo un po' di più, voglio metterci qualcosina. Questa nave mi piace un sacco. Vabbè, qua lo incollo questo, capito? Ma ormai ci ho messo il biadesivo sbagliato, vabbè. Ecco, le pagine, ad esempio, che abbiamo fatto prima una con la taschina, l'altra con le due taschine, poi per esempio... Ma guarda, qua un po' più, lo stavo facendo così, vedi? Qua c'è una tasca. Qui in copertina invece che cosa ho fatto? Ho fatto una striscia. Brava, bravissima. Ho incollato solo sulla striscia una card, quindi volendo uno può inserire anche qua qualcosa. Qui invece, come abbiamo fatto prima, dimmi. Pinpaste. Eccoli qua, vedi. Grazie. Qui anziché incollare la taschina come abbiamo fatto prima, non la incollate e ci ho messo una geisha, potete metterci un'altra decorazione a sorpresa. Qui invece erano le taschine di prima che non ho mai finito. E qua era semplice, non è che non ho mai finito di decorarlo in realtà, perché avevo paura che non mi bastasse il pack di carte per farlo con voi oggi. Però vi potete sbizzarrire con Hai detto che prima si possono mettere anche due pagine insieme, più piccole. Secondo me sì, potete. Guarda, proviamo. Guarda, come due targhettine. Guarda, proviamo adesso. Adesso qua l'ho fatto un po' stretto, veramente, quindi non so. Proviamo qua che l'ho fatto un po' più largo. Mm-hmm.
farsa, sì, si riesce, potete mm-hmm. metterne anche due. Mm. Si riesce, si riesce. Qua avevo usato l'Admiral, mm-hmm. l'Admiral, sì. Come si pronuncia, che è molto oh, bello, con questo pad sta benissimo secondo me. Mm-hmm. Quindi sì, si può fare, potete inserire anche più pagine, okay. Cioè una pagina in più. Mm-hmm. E niente, oddio. L'albumino è finito. Bello. Si chiude brava. Così. Vediamo un po'. Particolare. Si chiude così. Mm. Quando poi sarà pieno sarà più bello. Mm-hmm. E dietro gli facciamo due passate. Ok. Così. Bello. Vi piace? Adesso un attimo che interrompiamo il video, la registrazione. E... Mm. Sì, sì, tranquilla, anche perché non mi ricordo come si... Sì, sì, io chiacchiero intanto che... No, ma non devi arrivare, mi devi solo dire come si interrompe, non è che... Ah, non posso interrompere io, deve interrompere la Eli che è seduta, quindi chiacchieriamo un po'. Vabbè. Dobbiamo aspettare un attimino. Però sì, mi piace di più di questa, okay. Cioè carina anche la versione con la geisha, però questo che ho fatto ma con voi... particolari, tutte e due... Boh, non lo so, mi piace di più questo con la nave, devo dire. Dietro, vabbè, avevo messo il pesce. Mm-hmm. Qua ho messo il samurai. Boh, mi piace tutte e due, non saprei. Mi lasci in negozio? A vedere.